Buonasera a tutti quanti, a tutto il popolo IWE, ben ritrovati in questa speciale edizione, la Fan Choice. Alan Mac con voi, mia compagnia in questa occasione speciale, Simone Fonnesu. Ciao Alan, bellissimo essere qui, non vedevo che da ora che questo evento incominci, anzi è già iniziato a vedere da quello che c'è sul ring. Tempo dell'introduzione, siamo subito all'interno del ring. Simone, che match è? È un match che sarà sicuramente fantastico, un match Iron Man match tra Crazy Horse, Cyber Adam, Thunderbolt e Catastrofe. E infatti i tre big men si stanno già menando alla grande, c'è Crazy Horse che prova a farsi valere, ma Cyber Adam è troppo più grosso rispetto a lui. Vediamo se riuscirà a riprendersi nella seconda parte del match, quando magari appunto i colossi saranno un po' più stanchi. 25 minuti di Iron Man, il primo ad ottenere, cioè il primo chi ottiene il maggior numero di vittorie per schienamento sotto missione si porta a casa l'incontro. Abbiamo tre big men, forse Crazy Horse è l'intruso. Sì, è l'intruso, ma penso che sia anche il personaggio adatto questo, sai, perché è il tipico personaggio che ha dimostrato che poco gli importa della stazza, poco gli importa di chi si ritrova di fronte, lui va avanti per conto suo, testa bassa e menare. E beh, per ritrovarsi sullo stesso ring insieme a Catastrofi, Cyber Adam e Adrian Thunder, che Adrian Thunder, ricordiamo, anche l'ultimo... va bene, ok, andiamo avanti. Scusa, Crazy Horse. Beh, Crazy Horse comunque non è stato campione, ma ci è andato molto vicino a WrestleMania, se ricordi, contro Thunderbolt. Infatti guarda come rovescia magistralmente una manovra di Catastrofi, anche se comunque non riesce ad evitare una butterfly powerbomb. Beh, questo, come detto inizialmente, non sarà un buon inizio per Crazy Horse. Secondo me, visto la differenza di fisico, lui dovrà puntare sulla resistenza, aspettare che appunto i big men si stanchino e poi far valere la sua superiorità atletica. In questo caso sicuramente è molto più veloce rispetto agli altri tre. Poi intanto che powerbomb di Cyber Adam su Catastrofe, e che ginocchiata di Paul su Adam. Thunderbolt subito se ne approfitta, volevo ben dire, Thunderbolt è l'ex IWE World Champion. Sì, l'ex IWE è stato proprio lui che ha sconfitto oltretutto Crazy Horse a WrestleMania, resistendo a qualcosa come 4-5 stunner, se non sbaglio. Era stato un qualcosa di assurdo. Intanto guarda Adam che continua su Catastrofe, Bucklebomb! Ancora Cyber Adam che va di Powerbomb su Catastrofe. Tra l'altro Catastrofe coinvolta anche in una bella faida con Moloch. Sì, chissà se oggi interverranno, ma non credo. C'è stato un accordo preso tra diciamo la federazione e tutti gli atleti, in modo da, questo dovrebbe essere un tipo un fantasy match, no? Un evento nel quale sono ripromessi di non intervenire nonostante abbiano delle rivalità in questione, sono ripromessi i lottatori di non intervenire nei match degli altri. Quindi stessa dovrebbe cosa... esserci un momento di tregua. Vai, stessa vai. Cosa valida per noi commentatori, infatti altrimenti non sarei mai pensato di fare un commento io e te assieme. Devo essere onesto, mi hanno pagato tanto, se no non ci avrei manco minimamente pensato di stare con te. Cioè, quindi... ma pagano tutti, a me non pagano mai, porca miseria, ancora devo ricevere i soldi di WrestleMania. Beh, si paga la qualità, mica si paga... non ho capito. Torniamo al match, come dicevi prima, Crazy Horse si sta facendo valere proprio su Cyber Adam, riesce a metterla a terra con una Mad Slam, mentre Thunderbolt fuori dal ring. Guarda, Catastrofe posiziona Crazy Horse sul tavolo, attenzione, lo prende. Ma mi hanno stati di Iron Age probabilmente, che mossa era quella, la riconosci? Una strada di Chokeslam modificata. L'Armageddon! Riuscirà a mettere l'Armageddon a segno contro il tavolo, Crazy Horse. A terra anche Cyber Adam. Resta appunto soltanto Catastrofe. E Thunderbolt che ne approfitta subito con la mazza, lo colpisce con violenza, una anche per Crazy Horse. Cyber Adam invece no. Non ci stai, ancora il robottone. Butta giù Thunderbolt, riattacca ora Catastrofe che però è... non ci sta neanche lui. Però continua a prendergli la mazza, attenzione, si interviene Crazy Horse. No! Mazzata Catastrofe. A terra il demone. Guarda, Crazy Horse come è abile a schivare i tentativi di prese di Cyber Adam, e riesce a colpire, trovare una situazione di vantaggio
Peccato che un match a 4. C'è un caos incredibile nel ring, infatti. Guarda che super kick da parte di dell'ex campione su Catastrofe. Restano in due sul ring, Cyber Adam e Thunder Paul, tavolo appoggiato all'angolo da parte dell'ex campione, AEW, e non promette niente bene. Comincia la testata su Cyber Adam. Che capocciata, però una capocciata su un personaggio fatto completamente di metallo, non ti fai male da solo. Te lo stavo per dire io, pensa che testa deve avere Thunder Paul per potersi permettere una cosa del genere, no? Prova a dare tu una capata al muro. Vediamo chi si spacca per primo. Forse Adam è persino più duro del muro, ricordiamoci. Comunque è fatto di metallo, è fatto di titanio. È stato inserito del titanio nel suo corpo per farlo sopravvivere alle condizioni che quelli l'aveva conciato Angus quando era ancora il povero Adam. Quindi non deve essere sicuramente piacevole, ma ciò ti dimostra che testa dura che è l'ex campione. Intanto non ho capito questo successo. Thunder Paul ha tirato un calcio, Catastrofi non ha sentito minimamente ed è caduta a terra. Thunder Paul, così. Catastrofe. Non c'è niente da dire. Guarda, intanto però Crazy Horse, come ti ho anticipato, inizia a far valere la sua velocità superiore agli avversari. Riuscita a buttare a terra Catastrofe con questa chiave articolare al braccio. Ora si lancia su Thunder Paul, che prova comunque a rialzarsi. Lascia un leg sweep. Ora Cyber Adam che riesce a sollevare al volo Crazy Horse. Gorilla Press Gutbuster. Che potenza. Che potenza incredibile che ha dimostrato. Poco da dire oramai. Sul tavolo. Attenzione, perché lo prende. Da una parte abbiamo visto una Gut French Powerbomb di Catastrofe su Thunder Paul fuori dal ring, sul legno. E dall'altra però sul ring abbiamo visto una powerbomb ai danni di Crazy Horse a sfondare il tavolo. Intanto provato. No, non so cosa volevo dire, mi sono distratto un attimo. Sei stato catturato da Crazy Horse che gattonava cercando di mettersi. Sì, mi sono distratto appunto perché vedevo Crazy Horse che si è rialzato come se non fosse successo nulla. Tentativo di stunner. Tentativo di stunner. Ci ha provato Crazy Horse, ma Thunder Paul è riuscito ad evitarla e il match prosegue e si rialza ancora. Ora di nuovo Crazy Horse che attacca l'ex campione. Cosa succede? Catastrofe, backbreaker su Cyber Adam che rotterà fuori. Super kick di Crazy Horse connesso con precisione chirurgica. Ora come si fa a valere un implant DDT? Ora torna sul paletto. Catastrofe non l'ha presa benissimo. Madonna, un superplex incredibile. Ancora un super kick di Thunder Paul e Catastrofe a terra. Close slam da parte dell'ex campione. Crazy Horse viene ricettato da Cyber Adam. Guarda quanto si menano. Guarda che caos che c'è sul ring. Questi quattro proprio lo sfondano il ring tra un po'. Ancora un suplex. Vedete adesso questo back suplex. Side Adam effect di Cyber Adam. È veramente, sta dimostrando una forza da tenere in considerazione per quanto riguarderà questo roster. Guarda come si comporta bene, si è appena arrivato contro dei grandissimi campioni comunque. Tanto attenzione a Crazy Horse che può approfittarsene. Implant DDT ancora. Ancora sulla terza corda. Forse può riuscire a mettere a segno finalmente. No, come non detto. Attenzione, invece sì. Invece sì. Prova a rientrare Paul, lo prende. Inseguire kick. Cade già da ring Paul. E ricordiamo no, se lo schiena mi strappa i capelli. Ha impatto. Subito a Catastrofe. Però comunque in 15 Stunner! Minuti Stunner su Catastrofe. Entra Paul, prova il super kick, lo manca. Ancora lascia l'ex sweep. Intanto si è rialzato anche Adam. Aveva connesso con un incredibile stunner su Catastrofe il nostro Crazy Horse. Peccato, poteva approfittarsene Crazy Horse, ma Cyber Adam è stato più ostio, più resistente.
Guarda come solleva Thunder Paul. One-handed spine buster di Cyber Adam. Catastrofe. Con una facilità immonda, una cosa che non è di questo mondo. Vendetta intanto, attenzione del demone che continua. Ahia, con la bastonata. Che bastonata del demone. Quella penso che la senti, anche se il tuo corpo è fatto di metallo. Sai quanti telefoni ho spaccato a mass bastonate? Perché non ti arrivava la richiesta di un contratto pagato per caso? Guarda, non me ne parlare che prende. Intanto un springboard spear da parte dell'ex campione. Ritorna su ring Crazy Horse. A parte Adam. Via, tutti fuori. Tutti fuori. E che ci allontaniamo, che sennò saranno qua sopra e se la prendono anche con noi. Meno male, abbiamo la postazione di lusso questa volta dalla regia. Il nostro skybox lo chiamerei. Ma se si prosegue, Thunder Paul ha riportato un tavolo al centro del ring. Mancano 13 minuti alla fine e nessuno ancora è riuscito a portarsi il primo punto. Mezzo incontro è già passato, siamo già metti incontro. C'è una carneficina sul ring, però appunto stanno ancora in parità, 0-0 per tutti. Tanto Crazy Horse è quello che riesce a restare sempre in piedi, nonostante le prenda è sempre in piedi. Crazy Horse è un personaggio assurdo, non muore mai. Guarda ancora però la forza di Adam. Stunner su Catastrophe. Attacca pure Thunder Paul. No, la ribalta. Impaler DDT. Che fa Paul? Prova a rialzare Adam. No, non ci sta il Cyborg. Ributta in terra. Una mira Catastrophe. Scontro tra titani. Dragon Screw e Thunder Paul è fuori. Restano ancora due colossi. Come non detto. Sebar Adam. Va via. Ehi Adam, perché Thunder? Sono confuso. Vuole andare a vendicarsi su Thunder. Ecco perché va via. Di quella ginocchiata che ha subito dove non batte il sole. Gli è veramente un altro po' gli spaccava il ginocchio. Occhio a Crazy Horse, guarda che reazione, Dragon Screw. Sì, anche Paul prova a andare sul ring a cercare Catastrofe che la batte e Paul ricade subito fuori. Intanto lasciami dire una cosa che non ho avuto il tempo di dire all'inizio. Signori, benvenuti all'IBWE Academy. Sì, questo è il nuovo campo d'allenamento, che sarà il nuovo performance center delle WWE. Potrete rivedere in questa arena in futuro tanti match di allenamento, appunto, delle nostre superstar preferite. Però penso sia un bellissimo modo per inaugurarla, no? Tanto attenzione, connette Catastrofe. Subito lascia Thunder Paul. Conto di uno, ancora 10 minuti dalla fine. Incredibile Thunder Paul. Armageddon, assegno. Adesso, valla a chiudere. Uno, due. No, scusa, questo è il due. Tre, no, esce fuori. Entra a fare ancora. Troppo resistente Thunder Paul. Ancora, close land a parte di Catastrophe. Cyber Adam di nuovo sul ring, ne approfitta, niente. Catastrophe ancora, resiste. Armageddon, ancora. No, Armageddon per tutti a parte di Catastrophe. Uno, arriva a Crazy Horse. Subito stesso giù da un hip toss del demone. Ancora che lo solleva Dominator. Pure Apocalypse Land. Non ho idea. Non fa prigionieri Catastrofe oggi. Se ne è per tutti, ma sono di nuovo tutti in piedi. Si è perso troppo tempo. Ancora una torture rack, una backbreaker praticamente. Va a distruggere Paul. Adam ne approfitta, attacca le braccia del demone. Ok, Crazy Horse che sta per rialzarsi. Adam infatti lo punta. Backbreaker. Vuole conquistare il ring Adam, guarda. Prova a rientrare Paul, una spear, springboard. Ma Adam se l'aspetta, la evita. Errore gravissimo da parte di Thunder. Però riesce ad evitare un suplex. E Crazy Horse si mette in mezzo. Se ne è... Adam è povero, non ho Crazy Horse. Che ribalta! DDT! Double DDT! DDT di Crazy Horse!
Madonna, che reazione! Stunner! No! No! La evita, la evita! Occhio a catastrofi, ancora! Turtle Edge, come prima, Backbreaker e Gutbuster! E invece un po' da dietro lo butta giù. Ora lo incita a rialzarsi. Catastrofe contro Thunderbolt. Catastrofe riprende la situazione. L'attacca. Entra Adam intanto. Però va a puntare il Paul. Da un pugno per Catastrofe che reagisce. La battaglia tra titani. Se lo prende. Chokeslam di Catastrofe. Di nuovo Armageddon. Chokeslam. Tempismo pessimo, visto che sono rientrati tutti. Ma c'è un caos incredibile. È un casino. Tanto 8 minuti alla fine. 8 minuti alla fine, ancora nessuno si è aggiudicato il primo punto. È stata intanto, ancora batte Cyber Adam. Stiamo per avvicinarsi a una situazione in cui tutti saranno disperati nell'aggiudicarsi il punto pur di vincere l'incontro. Quel che sto vedendo sembrano quasi più interessati a farsi male tra loro per il puro divertimento. Intanto ci prova Thunderbolt, dropkick dalle corde. Ancora Catastrofe lo controlla. Combinazione Backbreaker, Elbow Drop. Intanto stiamo rialzando all'unisono Crazy Horse e Cyber Adam. Subito mette a terra Crazy Horse. Cyber Adam fa bene ad uscire fuori dal ring. No, non se la sente di rischiare. Mancano comunque 7 minuti. Mancare. Guarda, intanto è andato a prendere delle armi Cyber Adam. Una bella scala. Continua Thunderbolt a distruggere Catastrofe in questo caso. Catastrofe sta facendo il buono e cattivo tempo. Comunque quello forse sta dominando di più in questo match finora. Però non riesce mai a concretizzare. Combinando forse sì, però Crazy Horse sta veramente cacciando delle belle sorprese. Ma guarda che backbreaker da parte di Adam intanto. Jawbreaker da parte di Thunderbolt. Che si prova la spear. Ha evitato la locomotive spear. Locomotive Thunder. C'è la locomotive slam. Uno. Due. No, sì, esce fuori Crazy Horse. C'è ancora speranza per Crazy Horse. Avrebbe salvato anche Catastrofe. Intanto, tanti pugni del campione sul Cyborg. Che ora va di nuovo a puntare Crazy Horse. A 6 minuti dalla fine, è bene evitare che uno degli avversari riesca a mettere a segno il primo schienamento. Locomotive Thunder, a segno. Uno, due. E Cyber Adam salva la situazione. Che catastrofe che ritorna, c'è ancora la scala. Un'altra, oddio. Questa, sbagliare la Dirty Falling. Dirty Falling, sì. Ancora contrattacco, guarda, vedi, non muore mai Crazy Horse, non muore mai. Impaler DDT ancora. Ora mira Adam, che ripalta la situazione, lancia fuori dalle corde. Sono ripartiti circuiti a Cyber Adam. Ok, Crazy Horse che può profettarsi, senza flip. Uno. Niente. Conto di uno. Siamo a 5 minuti dalla fine. Cyber Adam lo solleva. Ah, ma che botta questa. Tanto prova a schienare. Niente, interrompe il schienamento. E poi si rialza. Quindi ora sono Adam e Thunderbolt su. E poi rialza anche Catastrofe. Evita Catastrofe magistralmente. Tetar Wheel lo lancia letteralmente come il sacco della spazzatura quando ti sei stufato. Praticamente fuori dal ring. Ho lato lì fuori. Intanto attenzione, Adam questa volta va ad attaccare Crazy Horse. Rimangono solo i due sul ring. Attenzione, lo solleva. Sì, è la Cyber Bomb. Uno, due e tre. Che errore di Paul. Errore di Paul. Ha mancato il bersaglio. Era talmente scombussolato dai colpi subiti da Catastrofe che ha mancato il bersaglio. Quindi 1-0 per il momento. 4 minuti e 30 alla fine.
grande Adam, primo punto a 4 minuti dalla fine, e chissà, potremmo anche avere la fine ancora. Veniva sapeva questa volta un continuo ad attaccare Poch, mentre Crazy Horse attacca Catastrofe. Si ribella, però bella gomitata ancora Cyber Adam, che sorprende Catastrofe, che ancora riesce a scappare dalle grinfie del Cyborg. Questo match è un casino. Catastrofe, portello dietro l'altro. Catastrofe evita un super kick, prova ad attaccare, ma drop to hold e finisce sulla terza corda. Ginocchiata, prova a chiudere. Niente, Catastrofe era sempre in agguato. Mancano 3 minuti e Adam, Cyber Adam al primo punto. Ci prova a valere il fisico contro Crazy Horse. Lo riprende Catastrofe da dietro. Crazy Horse interrompe. Ancora Catastrofe, ce l'ha consapevolata ora. Attacca Crazy Horse, prova ad attaccare anche Cyber Adam. La lancia nell'altro paletto. Vediamo se farà la stessa cosa anche con Thunderpool. Sembra che lo stia aspettando. Suicide dive di Catastrofe, improvviso. Non l'avevo mai aspettato. Non pensavo potesse volare un personaggio così grosso. Guarda, intanto prendono insieme. Forse la chokeslam più devastante della storia. Doppia chokeslam su povero Crazy Horse da parte dei due più grossi all'interno del match. Senza nulla togliere Thunderpool. Ancora Cyber Adam ad attaccare Catastrofe. Doppia ginocchiata seguita da un Russian Leg Sweep. Intanto si rialza l'ex campione. Evita l'attacco del Cyborg. Lo prende. Testata. Ancora. Ancora un'altra. Anche la terza. Mi fa male la testa a me per lui. Ci sono le farmacie qua che si stanno preparando probabilmente a tutti i profitti che faranno grazie alle aspirine che dovranno vendere a Thunderbolt dopo queste testate. Siamo a 2 minuti dalla fine. Crazy Horse ha avuto una chokeslam. Catastrofe è ritornato con una mazza, la maledettissima mazza, mamma mia, gli ha distrutto i circuiti. Guarda però Thunderbolt, un altro super kick su Catastrofe. Era restano Thunderbolt con Crazy Horse sul ring. Ecco la Locomotive Thunder, senza perdere tempo, va per il pareggio, va per il pareggio. Per poco, c'è mancato davvero poco. È uscito Crazy Horse qui, non avrebbe fatto in tempo Catastrofe a prenderli, mi sa. Infatti, al conto di uno tra l'altro, se non mi sbaglio. Assurdo. Attenzione, corre, attacca con... Che è una culata nel collo praticamente. No, c'ha un nome, la Hyperdrive. Ah, ok. Ha dato una sua Catastrofe. Normalmente è detto culata. Madonna, che pile driver che abbiamo visto. Anzi, un Omega driver questo. Ora attacca Crazy Horse. C'è la Shock Slam. Attenzione al Apocalypse Slam. 1, 2. No, esce ancora Crazy Horse. Niente da fare, si continua. E mancano 20 secondi. 20 secondi alla fine. Adam lancia via Paul, attenzione. Catastrofe, continuano a lottare due big man. Catastrofe prende Adam. Apocalypse Slam. Scusa, l'Armageddon. 1, 2. No. Per poco. 2, 1. È finita qui. Cyber Adam la vince. Thunderbolt non l'ha presa bene, continua a attaccare Cyber Adam. Ricontinua, ma il match è finito, fermateli. Dunque, finisce così il primo match, vittoria di Cyber Adam, 1-0. Un match incredibile, intanto abbiamo subito l'Elina Cell, si parte fortissimo. Se il match precedente era un casino, figuriamoci questo. Abbiamo Elina Cell, Moloch contro i Nominate contro Bobby Blackwell e Punish. 4 atleti che è veramente tra i più strani della federazione. Forse Blackwell forse è quello più normale.
Ho detto tutto con questo. Abbiamo detto tutto, abbiamo un damecciano, un satana e un pazzo. Intanto anche qui abbiamo Moloch e Blackwell, che sono indubbiamente più grossi fisicamente. Guardiamo la simulazione, Elena Zell con schienamenti sottomissione all'interno del ring, quindi il primo a schienare e sottomettere l'avversario si porta a casa l'incontro. Esatto. Sono proprio curioso di vedere chi riuscirà qui, perché Moloch ha sicuramente dalla sua il fisico, una potenza fisica incredibile. D'altra parte c'è Punisher, che ha la tecnica, i Nominate, che ha la violenza, e Blackwell è forse il più completo tra questi, un po' tutto. Però appunto si mischiano benissimo questi atleti, potremmo vederne delle belle. Nominate, più che la violenza, direi che c'ha l'imprevedibilità dalla parte sua. Cazzo, l'ho detto bene. Assolutamente. Guarda ancora, vado ad attaccare il ginocchio di Blackwell. Chi vedi favorito per questo match? Guarda, sulla carta gli Elina Cell sono la dimora di Moloch, quindi tu andresti a dire subito a casa vincerebbe Moloch. Però comunque, come detto, abbiamo Punisher molto tecnico, Bobby Blackwell un atleta completo, il Nominate uno dei più imprevedibili che io abbia mai visto in IWE, quindi non saprei con certezza chi potrebbe andare per la vittoria. Sai, non lo vedo così impossibile una vittoria da parte di Nominate. Tanto impossibile non è, nemmeno anche tanto difficile, visto che forse è proprio il più folle dei quattro. Esatto. È un po' come se la giocheranno i quattro. Che poi, fatto divertente, diciamo, fun fact, i Nominate e Bobby Blackwell sono due ex campioni Extreme. Eh sì, quindi stanno ancora più a casa loro qua. Però allo stesso tempo, come ho detto prima, Moloch è qui a casa sua. Gioca letteralmente in casa. Guarda che intanto prende i Nominate. Già ha aperto la gabbia. Tanta attenzione sul ring. Gli ha fatto sfondare la gabbia con la sua schiena. Non c'è Blackwell che sta attaccando Punisher. Stacco della regia. Intanto Moloch è già salito sopra la gabbia. Eccolo là, non lo vedi. Guarda quel pazzo, guarda il pazzo. Tra tutte e due. Devi essere pazzo per seguire Moloch sopra la gabbia. Uno normale non farà niente. No! È stato bello conoscere i Nominate, ragazzi. Questo è stato l'ultimo match. Oh, dove si è rialzato intanto? Guarda, non è successo niente. Guarda come cammina, felice e peato. E risale! Risale! Dove va? Ah, quel pazzo! Il pazzo! Cosa sta succedendo? Tanto, all'interno della gabbia sono rimasti i due più normali. Namecciano, si chiamano normali. Oddio, che rischio! Ha rischiato di ricadere. C'ho la pelle d'oca. Io ho paura. Sto avendo paura. A questo punto, le scommesse sono 6. I Nominate riesce ad uscire vivo da qui. Guarda Molo come lo sta devastando. Ancora. Ma poi sulla gabbia, ricordiamo, questa è fatta d'acciaio. Non è che stiamo parlando del ring con i tappettini, no? Che ti proteggono. Ma che spybuster. Tanto l'azione si sposta anche dentro al ring, una situazione un po' più normale con Bobby Blackwell che sta dominando sull'ex International Champion. Molte difficoltà a Punisher in questo momento, eh. Ancora Blackwell lo solleva con una facilità estrema, una power slam. E allo stesso tempo guarda Maddox. Oh, no! Che altro vuoi dire? Io non ho parole. Ha sfondato un tavolo dopo un volo di circa 12 metri. E si è buttato pure.
Non lo so, non ho veramente parole. Pazzesco, pazzesco. Problema che prende. Oddio! E di nuovo, cioè, toglietela sta gabbia, oramai non serve più. No, toglietela per il bene di Nominate, sta risalendo! Sta risalendo! Non ci sta, e lui voleva stare sotto la gabbia. Ecco perché la palla. Ne voglio ancora. Scusami, i fan hanno scelto l'Eliminazione, ma quali erano le altre opzioni? Era un'eliminazione, un extreme match. Ciao. Ciao i nomi. Oddio, l'ha mancato! L'ha mancato! E ora è panico che sta adesso. Anche loro, per par condicio saliamo anche noi. Ma guarda i nomi, tre piedi di nuovo! Si è alzato prima lui di Moloch! È assurdo, è assurdo quel pizzo! Tutto Bobby Blackwell attacca Punisher. Appunto, volevo dire, a questo punto non era meglio un semplice elimination? Sì, va. Avendo questi qua, sarebbe uno spreco per un elimination. Guarda come si stanno devastando. E tutte e quattro sopra la gabbia! Ancora! Moloch solleva i Nominate! Oh. Una TKO! Ora attacca Blackwell. È fatta d'acciaio, ma può cedere in qualsiasi momento! Ci abbiamo uno che pesa due quintali! Che cammina come, tranquillamente! Come ha fatto roteare Blackwell con quella clothesline intanto! Ora Punisher, attenzione perché prende Moloch. Prova la chokeslam, ma non è ancora il momento. Moloch è ancora troppo fresco. Come scappa però. Scappa, onde evitare, sa che anche per lui è una situazione molto pericolosa. Ricordiamoci, Punisher è un esperto delle sottomissioni. Lui adora mirare le gambe. Ricordiamo la Annihilation Lock, veramente anche annihilisce Spear di Blackwell nel frattempo. E Moloch KO. È la prima volta che vedo Moloch atterrato da qualcuno in questo match. Punisher chiama la chokeslam. Comunque si rialza. I nomi di Blackwell. Oddio. Ha dischiato. Io noto la gabbia sta iniziando a cedere. Non so se hai notato, Io sto vedendo tremare. Io ho paura. Si sono rotti dei cavi. Ora è veramente pericoloso. Tutto Moloch. Un calcione su Punisher. Lo solleva. Punisher esce. Bravissimo. Russian leg sweep. Ancora. Sui cavi d'acciaio della gabbia. Sulla rete d'acciaio. Forse può andare a sedere finalmente la chokeslam. Oddio. E ci è andato a finire Moloch contro. Ma per chiudere, se la ruba così, l'arbitro non dormire. Uno, due, no, tre, no, no. Era un tre. Forse l'arbitro deve dormire. Cioè, si stavano sfrorando le scarpe, l'ha visto? Sono stato distratto dai nomi perché si è lanciato giù per provare a interrompere il conteggio. Spezza braccio di Nominate! E niente da fare. Se ti puntassi io dagli sumori probabilmente morirei, mi si romperebbero le gambe. Cioè, ma cazzo, il Nominate prima è caduto è stato lanciato sul pavimento, che è lei, quello è legno, porca vacca, è legno. Poi è stato affrantumato due tavoli dei cronisti, due, e ancora combatte. Secondo me il Nominate è fatto del materiale del quale è fatto il Nokia 3310, giusto? Ma è più fragile il Nokia 3310 che il Nominate. Usavano lui per testarlo. Madonna, quanti anni c'ha? Questo non lo puoi sapere. Io preferirei non chiederlo, non si sa mai. Io non voglio sapere più niente oramai. Una gabbia sfondata, due tavoli di cronisti sfrantumati. Il Nominate spezzato, piegato ma non spezzato. Moloch, lasciamo stare.
Mora lo sta massacrando. Mega Driver ancora. Quello è un grandissimo superplex. Ora la lotta tra i titani. Attenzione, Blackwell contro Moloch. Pacca in spine driver. Oh, due. Oh, niente da fare. Lasciata la bombshell. Small package driver. Come tecnico corretto della mossa. Oh, che ci riprova. Small package. Pampando. Di nuovo. Uno, due. C'era la Punisher dietro di lui. Come un calcio. Grande la reazione dopo una close line di Bobby Blackwell, il nome di ancora che vaga per i fatti suoi in attesa di colpire Schoolboy. Niente, io sono veramente senza fiato, io sto solo commentando, non si immagina loro che combattono. Siamo solo al secondo incontro, eh? Black Hole Slam Moloch, potrebbe essere finita. No, ancora energia Punisher. Anche Blackwell si sta rialzando. Il nomine spero che non stia risalendo. Ah, eccolo là. Stavo preoccupato. Ancora River Suplex. Sì, perché Moloch però lo prende. Lo carica. Una powerbomb fortissima proprio. Uno, due, tre. Niente da fare. Ero convinto che Blackwell sarebbe arrivato. E invece, niente da fare, Moloch dopo aver massacrato il nomine per tutto il match, è riuscito a chiudere così, portandosi a casa la vittoria. Grande match, grande massacro. Guarda, se avesse vinto il nomine, io l'avrei portato in trionfo per tutti i continenti. Sicuro che lo avrei fatto. Penso che in infermeria dovranno ricollegare, dovrò praticamente ricucire il nomine, no? Dovranno ridisegnarlo manco fosse in Art Attack per tutto quello che ha subito. Dopo quello che ha subito io penso che ci rinunciano e vanno avanti, cioè è inutile, lo montiamo così come esce esce. Ci daranno direttamente una tuta, una maschera e vai. Praticamente sì. Un ladder, diciamo, sarà un extreme match. C'è stato un cambio all'ultimo secondo. Non un ladder match, ma un extreme match tra Ryan e Z-Boy contro Antonio Corino e Crimson Jack. Con Ryan, che ricordiamo, la Summer ha ricevuto una vittoria veramente molto importante. È riuscito a diventare il nuovo International Champion. No, Extreme Champion. Scusa. Light Heavyweight Champion. Light Heavyweight, hai visto che sono un coglione, lo vedi? Beh, non per caso tu lavori per Fury. Allora, abbiamo detto d'accordo contrattuale che non possiamo avere assi tra di noi, quindi scusa, andiamo scusa. Avanti e notiamo il bellissimo team delle due creste più belle della IWE. Però attacca, guarda, Ryan è stracarico, Z-Boy a fargli compagnia, Crimson Jack il suo, diciamo, il suo esordio contro qualcuno del main roster. Finora Crimson Jack ha lottato solo MVG. Sì, Crimson Jack ha lottato due incontri, questo è il suo terzo incontro. Il primo incontro di debutto a MVG contro Shamano, finito in una bella vittoria, un match anche combattuto. Secondo un po' meno a SummerSlam contro Break Trell, Big T Trell. Invece Corino d'altra parte che non combatte da tanto tempo. Da tanto, è ritornato per far coppia appunto con Crimson Jack, le due creste più belle della WWE. E non smetterò di dirlo. Sì, è stato voluto dal general manager Corino, c'era bisogno di aria nuova, era uno dei più hot free agent sul mercato. Infatti è stato richiamato e non ha resistito alla tentazione di poter formare una coppia col suo amico di cresta, col suo Crimson Jack. Tanto parlando di Crimson, occhio che prende subito un'arma, ricordiamo, in un extreme toppe con io completamente a vuoto. Crimson Jack gli fa i complimenti con una mazzata e guarda cosa sulla mandibola di Ryan. E ancora ci va di violenza, si poi che rientra e ancora viene colpito violentemente dalla mazza. Ora le creste in controllo di questa situazione, di questa azione, chissà ancora per quanto. Tra
Intanto Ray inizia a ribellarsi, ma niente, Corino continua ad avere il controllo sulla situazione. Però anche Ziba è un osso duro, guarda, non vuole fare brutta figura di fronte a Ryan. Bellissimo standing moonsault. Ah no, scusa, shooting star press. Olympic Slam ancora di Z-Boy su Crimson Jack. E ancora distrugge letteralmente i suoi avversari. Le creste fanno fatica. Crimson Arrow di Crimson Jack a segno. Ma dietro Ryan con un chop block mette a terra Crimson. Terzo incontro, ancora 4 persone sullo stesso ring. È un macello questa sera. Il festival del massacro. Tra l'altro, fans choice, i match sono stati votati da voi pubblico, da voi popolo. Li avete scelti voi. Anche se questo ha avuto i suoi problemi. Cambio all'ultimo minuto. Un nuovo calcolo delle votazioni fatte. Alla fine, dalla ladder match è passato a Extreme. Ma non sarebbe cambiato assolutamente nulla. Non sono sicuro. Esatto. Semplicemente, anziché prendere una valigetta, dovrai distruggere i tuoi avversari comunque. Tanto Crimson Jack è meno un tavolo e lo piazza. Ma sai che da quel che ne so, il match è stato cambiato perché non trovano più la valigetta. In your face intanto di Corino. Scusami, stavo sentendo ma stavo aspettando l'azione. Guarda che intanto che calcione di Crimson Jack. Corino da fuoco al tavolo. Crimson Jack prende Z-Boy. Oddio, un superplex da lì. Ma anche il tavolo per poco. No, distriscio l'hanno preso. Distriscio. Situazione pericolosa per Z-Boy. Tanto Ryan, che mi sembra quello che domina di più. Aspetta anche di Z-Boy. Mi aspettavo un dominio maggiore comunque, sinceramente, da parte di Ryan e Z-Boy. Corino e Crimson Jack si stanno facendo rispettare più che bene. Roll up di Z-Boy, uno solo contro di uno. Corino è rimasto da solo in balia degli avversari. Crimson Jack fuori da ring a recuperare dalle ferite. Vedo tosta. Corino, penso che questa sia un'attesa grandissima per lui. Guarda però come reagisce, gli fa dare una testata a ciascuno. Però soffre ancora l'inferiorità numerica. Attenzione, torna sul ring Crimson Jack con una mazza tipo. Col kendo stick riesce a salvare il suo compagno. Occhio, reagisce, colpisce Ryan. Stavo dicendo Costa, non so perché si assomigliano i due, sì. Però saranno fratelli anche loro. Intanto ancora Ryan continua ad attaccare. Bravo Crimson Jack ad interromperlo. Dopo metto l'assegno. Deep cut, no, la evita Ryan. È meno male che ha buttato in terra il tavolo mentre lo stava facendo, se ne avrebbe sfondato lui stesso. Cioè, sì, poi ha colpito Ryan. Momento di incomprensione. Ma comunque non influisce con la loro coppia. Ancora no, sono intenzionati a finire questo match lottando insieme. Corino ancora fuori dal ring, Crimson a terra, Ryan torna ad occuparsi proprio di Antonio. Mentre Z-Boy posiziona il tavolo al centro del ring. Ancora Z-Boy va a prendere Crimson Jack. Però il suplex viene bloccato. No, ancora reagisce Z-Boy. Questa volta sarà avere contro due, sia Corino che Crimson Jack. Torna Ryan. Roll up. Uno. Due. No. Esce fuori Ryan. Nota importante. È un Extreme Rules al meglio di tre. Quindi la prima coppia che ottiene le due vittorie si riporta a casa l'incontro. Sì. Il primo lottatore ad ottenere lottatore, vero, giusto, in coppia. Anche se si lotta in coppia è il lottatore che deve ottenere la vittoria. C'è anche tanta strategia di mezzo. Probabilmente avranno scelto
uno dei due che dovrà prendere i punti, diciamo, per tutta la squadra. Chissà chi sta noto più. Noto Ryan e sì, poi che stanno veramente giocando di strategia, sanno come lottare in coppia e stanno mettendo veramente in grosse difficoltà le due creste. Beh, da una parte c'è il talento, ma dall'altra c'è anche tanta esperienza. Comunque, oddio! Che è successo? Ha rotto il tavolo con le sue ginocchia. Così, all'improvviso. Ed è ancora in piedi, nonostante tutto. Lo ributta subito in terra, Corino. Però stavolta si è rovesciata la situazione. Questa volta sono... Crimson Jack, come non detto, Corino ad avere la situazione in vantaggio, invece niente. Ryan ancora evita l'attacco di Crimson Jack. Beh, non peraltro Ryan è il campione. Guarda, si nota la sua classe. Attenzione, può andare per finire. No. Due. Niente, esce Corino. Crimson non l'avrebbe nemmeno fatto in tempo. Se l'ha fatta Corino. Bravo Corino. Ancora Crimson con la mazza, evita Ryan, super kick ancora. Uno, due. No, al conto di due per un ciuffo d'erba esce fuori. Continua, c'è Corino che prova a prendere in consegna Ziboy, ma Ryan è... ho già l'argento vivo addosso. Ryan, te l'ho detto. No, però anche Crimson che reagisce a parecchie azioni che gli vengono fatte contro. L'esperienza però sta decidendo questo incontro, perché guarda come Ziboy e Ryan fanno valere molto meglio la loro superiorità numerica rispetto a quando magari si ritrovano insieme a Corino e Crimson. Infatti hanno tipo un doppio dell'esperienza, e con Crimson che è veramente un debuttante, ha debuttato veramente da poco, con soltanto due incontri. Potrebbe essere finita. Uno, due, era la Zibo e Cutter. E niente da fare, conto di due. Jack che lo prende per il culo praticamente, era fuori dal ring. Lo ha provocato, niente da fare. Ecco, rientra sul ring, rientra anche Ziboy. Oddio, bellissimo Hurricane Rana. Prendi da Hurricane Rana da parte del Crimson Jack. Anche Corino riesce a mettere in difficoltà Ryan. Ora le creste. 130 kg di peso per entrambi, 30 di peso e 100 di gel. Guarda come è stata sprecata anche questa occasione, visto? Che Crimson si è distratto a prendere la mazza invece che a controllare Ziboy, mentre Corino schienava Ryan. Qua, e questa è l'esperienza. Allora la mazza viene usata da Ziboy per massacrare Crimson. Ora super kick su Corino, va per a chiudere. Ziboy che mantiene la guardia. C'è riuscito. Ryan tiene il primo punto. Dunque 1-0, un punto per Ryan e Ziboy. Ora continuano a massacrare i due, continuano a massacrare il team delle creste. Ancora in controllo su Corino con Crimson Jack ancora fuori dal ring. Uno, due, tre. Anche il like dislike è arrivato. Ci sarebbe riuscito se non fosse stato per Ryan, che è bravissimo ad intercettare le intenzioni di Crimson. Ormai sono in totale controllo i due. Sì, potremmo anche definire la partita chiusa. Lo solleva Ziboy, porta per questa posizione le corde, powerbomb. Quindi adesso praticamente basta uno schienamento di Ryan o di Ziboy per concludere l'incontro. Esatto, ma intanto doppia DDT da parte di Crimson. Ha reagito Crimson in una situazione veramente particolare, una situazione disperata la definirei. Tanto Ryan un'altra culla bloccata da Crimson, prova la spear, manca. E ancora Ryan va a colpire Corino. Ryan da solo li sta prendendo. Crimson Error di nuovo a segno e va per la chiusura. Ci prova. No. Niente da fare.
però grande azione, un peccato veramente. Cuore. Tanto così poi si lancia a vuoto. Corino lo carica, Zibo schiva, ribalta la situazione. Roman Slam bloccato, ancora drop kick nella schiena su Crimson. La forza numerica e l'esperienza mettono veramente in grossa difficoltà. Eccola qua, di nuovo la stunner. Zibo e Cutter. Zibo e Cutter, scusatemi. E qui siamo alla chiusura. Uno, due e tre. Dunque si vincono Zibo e Ryan, 2-0. Secco. Si spengono le luci. 2-0 secco, un peccato. Hanno sprecato tante occasioni, potevano ottenere un punto e invece, ma non hanno fatto una brutta figura comunque. E godiamoci questo nuovo incontro. Contendersi abbiamo Masada, End of Party, Ghost e Adrian Thunder, un altro Fatal 4-Way, un po' diciamo simile al primo, ma con non colossi, diciamo, sono tutti abbastanza muniti, muniti, come cazzo si possono, mi ricordo. Tutti completi, tutti minuti, ma in realtà sono più completi, perché comunque sono comunque grossi anche loro. Però vorrei farti notare, ci sono i due campioni in questo match. Sì, abbiamo e Ghost. Eh sì, c'è anche Masada. Ah, è vero, Thunder è il nuovo World Champion, World Heavyweight Champion, me l'ero dimenticato. Ma è abituato a Morris, questo. Abbiamo qui il campione di Rage, il campione di Takedown e pure il campione intercontinentale. Masada, che diciamolo, è stata la vera sorpresa di SummerSlam. 7 minuti di match è riuscita a sottomettere Punisher e portarsi a casa l'incontro. Sì, con, oltretutto con End of Party che è l'ex campione europeo. Tra l'altro, infatti. Vabbè, si è ritrovato un avversario come Bogdan. Purtroppo non gli è andata benissimo, però comunque sono sicuro che proverà a riprendere qualche suo, ora che è probabilmente riuscito a studiare un po' l'avversario, a capire di cosa si tratta. Dovrebbe farlo, perché sennò Volkov porterà la dittatura. Questo gli porterà a vincere altri titoli. E se lo farà per davvero, Volkov, anzi, potrebbe essere il nuovo padrone della WWE. Diventeremo ancora più dittatori. Si sta creando un regime di dittatura che purtroppo non ci piace per niente. No, vedremo se la voce del popolo si riuscirà a far sentire, a prevalere su questa dittatura fascista. Diciamo no alla dittatura. Sì, a Valsoia. Andiamo avanti, non ti civissiamo, non facciamo pubblicità occulta. Torniamo al match con Adrian Thunder fuori dal ring a recuperare le forze. Stessa cosa, anche Ghost restano Masada e End of Party. Comunque, ci parlando ancora delle abilità tecniche, tutte e quattro, potremmo dire che tutte e quattro rispetto al primo match sono più agili. Sicuramente sì, molto molto più agili. Però per vincere sono molto più completi, ma anche molto più tecnici. Abbiamo gente come Masada, abbiamo gente come appunto lo stesso End of Party, che non disdegnano usare mostri di sottomissione una volta ogni tanto. Intanto con Ghost, però possiamo dirlo, Ghost e End of Party, che sono forse tra i più resistenti, loro che subiscono ma sono sempre in grado di rialzarsi. Vero, verissimo. Ma anche Adrian Thunder, Thunder ha dimostrato tante volte di sapersi rialzare in situazioni più assurde, anche nello stesso ultimo match contro Morris, scappato al punto di 9 nella Smash Stand. Non so se definirla fortuna o veramente grande abilità, però un po' di fortuna lo ha aiutato anche a Sam. Sì, ma soprattutto l'ha aiutato il fatto che Morris pensava di aver vinto, si è distratto. Anche quello è vero. E lì ha pagato. Però è tutto sommato è tenacia, perché stare a terra sarebbe stato molto più facile sicuramente, no? Dopo che rompi un tavolo soprattutto.
Comunque ancora Costa ha riportato un tavolo, scendo del ring, all'interno del ring, e continua a rendere palme pro caccia ai suoi avversari. Super kick da parte di End of Party. Vito dal German Masada, anche in agguato. End of Party comunque è uno che rovescia qualsiasi cosa gli si manda contro, anche se gli lancia una lattina lui si gira, pim, ti rovescia pure gli insulti che li lanci da lontano. Ancora End of Party su Masada, è completo controllo del ring in questo momento l'ex campione europeo, che ha avuto un regno anche abbastanza lungo, che ha perso solo il gigante russo. Sì, mi sono distratto per vedere il meraviglioso stomp eseguito su Masada. Ora intanto Ghost è riuscito a rientrare, è riuscito a riprendersi. Ora c'è Adrian Thunder, controlla End of Party, bellissimo backbreaker. Era ad attaccare Ghost, che non se l'aspettava, gomitata da parte del campione. Questo è scontro tra campioni. Contro tra campioni, i due campioni massimi di entrambi i roster, l'uno contro l'altro, mancherebbe il terzo. Guarda, se fosse stato anche King Tommy avremmo chiuso il quadro. King Tommy che vedremo tra poco comunque. Serata, il main event della serata oltretutto. Ricordiamolo, non andate via perché il main event sarà War Games, signore e signori. War Games da panico, assolutamente da non perdere, quindi rimanete sintonizzati, continuate ad osservare le indicazioni della IVW Fans Choice. Interrompo, c'è stata una powerbomb su Adrian Thunder da parte di OP sui gradoni. I gradoni proprio prima hanno fatto malissimo. Qui Thunder Masada, chop block su End of Party, che non se l'aspettava, l'ho visto tuffarsi. Occhio a Ghost. Ancora Thunder che esce fuori dal ring, restano End of Party e Ghost. Occhio ancora che prova con lo stomp. Non sono riuscito a vedere se l'ha messo a segno o meno. Incredibile. Entrando Thunder, sparecchiato il tavolo. Harsh impact. Scoop slam. German suplex. La lotta Rage World Heavyweight Champion ad avere la palla al balzo, a dominare in questa fase dell'incontro. Filthy German suplex. You're not going to win many matches absorbing punishment like that. Showing some quickness there. Ghost veramente che sta dominando questa fase. Continua a farlo. Ancora su Masada. Tra gli altri sono ancora fuori dal ring a recuperare le forze. Attacca, intanto torna io qui sul ring. Prende Masada, lo fa ruotare con la swing. Swing, nessuno che lo ferma. Immaginati Nenno subire una swing. E per Nenno secondo me non gli farebbe effetto. Ci ha abituato. Intanto End of Party è eliminato Masada. Primo pinfall della serata per dopo questo la swing, match. Tra l'altro Masada forse non è abituato quanto Nenno, allora dopo parte si prende Ghost. Ghost up e va per l'eliminazione. Cosa è uscita End of Party? Chiama il pubblico di nuovo Ghost. Più imprevedibili della storia. Rovescia ancora End of Party. Lo solleva sulle spalle. Tornato Party in arrivo. Tornato Party, assedio.
Uno, due, no! E anche Ghost esce. Ma che cosa è uscito anche Ghost? Madonna, Gut Punch Power Slam. Intanto ancora contrattacca bene la, il tentativo di Adrian Thunder. Eccola che va sotto a mettere Ghost. Un Anaconda Vice. Ghost riesce anche a scappare da questo. Ricordiamo che sono più nelle pesi massimi. No, sono conto di uno. Che cosa sta succedendo? Occhio ancora, andò a parte. Tornato a parte in arrivo a segno. Uno, due, no. Ghost si libera anche da questa. End of party non ci crede, ma è uscito dal ring per dire. Non so che sta succedendo. Emozione a non finire in questo incontro. I due campioni mondiali dei rispettivi roster contro uno che è un ex campione, ma potrebbe essere benissimo uno sfidante. Oh, nasty impact. Hooked up. End of party sarebbe riuscito a schienare. Live WWE Explode Suplex che esplode il tavolo. Sì, non è proprio il calcio, lo schiva. Adrian Thunder, attenzione, lo carica. L5 di Adrian Thunder. Uno. Thunder Impact a segno. Due secco. Madonna, che cosa ha fatto Ghost? Un bulldog, è uscito malissimo, però è caduto pure lui. Ma è efficace lo stesso. Anche perché c'è un gradoni per mezzo. Guarda, end of party, rotola saggiamente fuori dal quadrato. Va a prendere Ghost. Roll up. No, una powerbomb, che potenza. Deadly powerbomb a segno da parte end of party. Sappiamo, ha una forza straordinaria. Lo stomp sul tavolo. È un altro. Una furia. Ma per la chiusura. Due. No. Sono due. Intanto un suplex da parte di Adrian Thunder. Che Ghost non muore mai. È immortale, come un fantasma. Fisherman Suplex da parte di Adrian Thunder, il campione dei pesi massimi, contro il campione IWE. E ancora che lo solleva sui pezzi del tavolo. Powerbomb, Deadly Powerbomb anche lui. Che match, signori, che match. Ora chiama il pubblico, lo lancia sulle corde. Power Slam. Bene seguito del ring. Splendidamente. Dai, reagisce ancora Ghost. Ma di cosa sei? Cosa sei fatto? Come? È caduto. Probabilmente questa è la schiena. No, questa è la schiena che cede. Dopo tutti i punti che ha preso. Intanto una spia da parte di Adolf Party. Uno. Due. No! Oh, che ci vuole per eliminare i campioni? Ghost ritorna Ghost reverse power slam ancora sul campione dei pesi massimi. Rialza anche IOP e lo lancia proprio contro Thunder. Ancora manda ad impattare contro il campione del roster rivale. Come l'ha schivata bene Thunder. Bel suplex. Di nuovo Fisherman Suplex, il campione di WWE rotola via. Io più è rimasto solo sul ring. Evita un pugno. Ma non approfitta adesso, non approfitta più. Entra a fare. Ancora, i due si conoscono benissimo. Continuano a bloccarsi a vicenda.
torna Ghost sul ring, prova la spiera in due parti, che non va. Anche io la scarta la segna, la scarta la segna di nuovo. No! Sono due. Ne provo un'altra. Approda la Gospier, rovesciata. IOP. Scappa da ring ora. Va a riposare. Madonna, cosa ha sopravvissuto. Attenzione, lo prende tanto. Una culla. Full package. È inside cradle. Prende la sedia. Ghost. Non ci sta. Intanto rientra su ring end of party da dietro. Call crushing finale da parte di Ghost. EOP inverted suplex. Si rialza Ghost. End of party però prende DDT. DDT da parte di end of party. Non finisce mai sto match. Da Conda Vice. Prova di menarsi Ghost. Prova di menarsi. Ce la fa. No, ho provato la coscatter ancora, questa volta non è evitata ancora. Flapjack contro la terza corda e OP di nuovo a terra. Adrian Thunder si sta rialzando, non ce la fa più. Guarda, se... quel colpo alle corde è stato fatale. Intanto Winston Fate fatto da parte di Ghost e va per la chiusura. Uno, va a chiuderla. Due. No, no. Di che cosa sei fatto? No. Spear! Uno, due e tre! Madonna! Aia! Sono rimasti due campioni, il campione mondiale di peso massimo e il campione IWE. Occhio a Thunder! Impact of the Thunder, assegno! Uno, due. What's it going to take? I'm just as shocked as everyone else. Cosa sta succedendo? Caos, il caos tra i due campioni. Che poi volevo fare un altro fun fact. End of party, Ghost e Adrian Thunder erano tutti parte di Fury prima che Ghost passasse a takedown. Vero. Volevo, ci tenevo a precisarlo. Poi almeno Ghost ha capito che era il caso di passare a takedown. Tanto porta, porta vai Thunder, reagisci, porta in alto l'onore di Fury. Oddio, vola. Evitata, evitata. Cosa sta succedendo? Alla faccia dell'evento per beneficenza. Non esce ancora Ghost. This is what makes him one of the best in the business. Gran finale di un gran incontro, fino ad ora il migliore ma mai visto. Emozionante, sentito, molto fisico. Ghost ancora. Contrattacca su contrattacco Thunder. This could be it. Lo prende. Deadly Powerbomb! Una, due, no! No! Che ci sei quasi! Chiudila così! Vai! Impact of the Thunder! Di nuovo! Assegno! È finita! Uno, due! No! No! Che ci vuole per abbatterlo? Non ci posso credere! Non so più che fare. Neanche l'arbitro non sa più a questo punto. Continua. Non ho più voce! Esplode suplex! Ghost non muore mai, incredibile. Come le dura, Cell. È immortale. Lo prende ancora. Una Nash sulle, sulle barricate d'acciaio. Ancora non è finita. Porta ancora un'arma. Le famiglie nel pubblico che si divertono, che bimbi che vedono sto massacro. Oh, essere uno show per famiglie. Assassini.
Ancora Thunder. Prepara un tavolo. Apparecchia. Koski manca quello, lo butta in terra. Non puoi rifiutare l'invito al tavolo. Non puoi rifiutare l'invito al tavolo del padrone di Fury. Attualmente. A minor miracle might be needed to overcome this. Okay, posizione veramente precaria. Thunder lo porta sulla terza corda. Brutta posizione. Brutta posizione. Attento, attento. Una German, una German! What a German suplex. Ha rotto i piedi del tavolo, tipo. Ma solo quindi. Guarda, riesce a risistemarlo, ma il tavolo si vede che traballa. E reagisce ancora! Reagisce ancora! Things are not looking very good right now. Gonna have to find a way to regroup. Attenzione, lancia sul tavolo. Oddio! No! Tanta l'impact sul tavolo! Assegno a Thunder Impact! Thunder Impact! Thunder Impact! E tre! Che campione di Reti! Fury vince l'incontro! Fury conquista la sfida contro Takedown! Alla faccia vostra! Permettetemelo di dirmelo, alla faccia vostra! Che ce ne sono voluti tre di Fury contro noi Takedown! Hai ragione. Non c'è tempo neanche per riposare. Passiamo al prossimo incontro della serata. Match a 6, un ladder match. Ma che altro massacro. Più voce. Comunque abbiamo Gotham, Chris Cox, Tigerman, Brad McWilro, Trell Big T Nichols e Max Austin, tutti e sei sullo stesso ring. Darselo, santa ragione. Un match con le scale. Devo ancora riprendermi da quel che ho visto, non riesco. Guarda intanto Trell Big T che attacca Tigerman. Cioè, che siamo. Penso all'esordio di Brad McElroy, giusto? O no? Pare che sì. Quindi ha trovato un bel modo per esordire. Anche a Mox Austin. Non l'ho mai visto prima. Ti risulta? È vero, sì. Brad e Max sono due ultimi acquisti della IWE che faranno la IWE Academy casa loro per i prossimi mesi, fino a quando saranno pronti per essere richiamati in uno dei tre roster della IWE, ovvero Fury, Takedown o NBG. I due provengono appunto dalle Indies, erano fatti un nome nelle Indies, hanno ricevuto la chiamata dalla grande compagnia, dalla grande IWE, non hanno potuto rifiutare. Guarda Furious Ghost, che bellissimo DDT, tornado DDT. Tanto guarda Brad come riesce a mettere in seria difficoltà Gold Thunder. Un gran bel modo per debuttare. Un gran bel modo male. Per mettersi. Austin va ad attaccare Big T. Non è una grande idea, si vendica subito Trell. Inverted suplex sul legno. Fatto malissimo. Diciamo che è un esordio che ricorderà anche già per questo. Allora, occhio a Trell che posiziona una scala tra la barricata e la Pro Ring. Posizione veramente pericoloso. Senza paura Austin torna su Big T, che però continua. Tiro carica sulla scala. Oddio, La vedo brutta. Pazzesco, sulla terza corda Tigerman salva la situazione. Ha salvato Austin, incredibile. Intanto si sta rialzando McElroy. Come la pronuncia? Dovremmo chiedere. McElroy mi pare, seguendo la pronuncia delle lettere. Sarà Brad finora. Adesso sarà Brad e poi con calma quando lo vedremo a NPC. Oddio, ma tanto quanto come. Ok, una freccia. Velocissimo Gold Thunder, la freccia dorata di Takedown. E ancora
Rolling Thunder. Guarda Brad su Tigerman, niente da fare, c'è un lifting DDT da parte di Tigerman e restano in tre sul ring, in due anzi, Cold Thunder e Tigerman. Ricordiamo, questo dovrebbe essere un ladder match, i due sono poco interessati a prendere la scala, a prendere l'altra valigetta in questo momento. Per ora almeno sono riusciti a trovarla, una valigetta contenente non sappiamo ancora cosa, tra l'altro, però le congratulazioni per aver vinto l'incontro, forse contenente i sogni di gloria. Tanti auguri, occhio a Thunder. Cox prova ad approfittarne e ne approfitta, mentre Thunder segue una tarantula ai danni di Tigerman. Attenzione a Austin e Nichols che salvano la situazione. Tigerman fuori dal ring, rientra anche con Thunder, la scala a terra sulla corda. Caos. C'è un caos incredibile. Tanto Cold Thunder è l'unico con la scala scendere ring. Ritorna Tigerman. Tutti praticamente. Resta solo Nichols, che oramai è appostato fuori dal ring. Non ha intenzione di rientrare. Austin ha qualcosa contro Big T, sembra, che continua ad attaccarsi i due. Senza paura, non male per un esordiente. Sicuramente vuole lasciare il segno, ci sta riuscendo. Top Brad continua a lottare contro Cold Thunder, anche lui. Stanno facendo notare i due debutti in maniera magistrale. Nonostante abbiano... Madonna, che poi sono rana. Scusa, quella era ha fatto una posa rana incredibile, Furious Cox. Mi sarei fermato anch'io, tranquillo. Ancora Irish Curse Back Prego, seguito dal Russian Left Whip di Furious Cox sul debuttante. Ritorna sul ring Tigerman, ancora Hilton Wheel DDT, cioè no, Spinning DDT, no, nemmeno DDT. Un DDT con curve, con rotazioni. Ancora Madonna, era un proiettile umano. Da dove è saltato fuori? Che cosa ha fatto? Quanto ha volato? Che dropkick era? Ma perché era un dropkick? Sì, era un missile umano. Teoricamente quello si chiama dropkick, ma in realtà era un missile umano. Era un proiettile. L'ho visto sparato. Attenzione al cadavere. Dai, che si vuole sparare. C'è ancora una scala lì. Bon salt dalla scala. Evitato un fire start frog splash, c'è un frog splash normale. Cox ancora, c'è caos, è caos. Aiuto, cosa succede con la scala questa volta? Thunder colpisce un po' tutti. Cox si rialza, ancora colpisce Thunder e perde il possesso della scala. Six off. Ancora Thunder, assoluto protagonista di questa azione, che blocca Austin in qualsiasi cosa volesse fare su Tigerman. McGregor contro Austin, attenzione, si danno battaglia ai due. I due nuovi, sono rimasti loro due sul ring, si contendono il possesso della scala. Alla fine Austin ad avere la meglio. Torna Tigerman. Niente, Austin li mette la scala davanti per proteggersi dal suo drop. Mostra un bel ring EQ. Attenzione, intanto prende. Madonna, che super kick nel collo. Proprio dietro la nuca. Di pregevole fattura. Se ci prova. Occhio Thunder. Occhio a Cold Thunder. E la ruba così. La ruba così. Fermatelo. Big T arriva. L'ha preso. E Austin butta giù la scala. Gli ha fatto un assist incredibile, Brad, perché mentre Austin buttava giù la scala, Brad è andato ad attaccare Austin. Guarda intanto Big T, ancora che si proietta. Falla da una parte all'altra. Una furia. Che lottatore, ragazzi, che grande lottatore. Tanto Thunder ancora attacca Tiger. Non ferma nessuno, Nichols.
bella body slam. C'è Brad che riposa intanto le corde, non riesce manco più a muoversi. Guarda, però fun fact. Abbiamo un atleta di Fury, un atleta di Takedown, due di NDG e due dell'Academy. Ottimo, praticamente ci stiamo preparando per le Survivor Series. Praticamente sì, è l'assaggio delle Survivor Series, signori. Allora Nichols, che questa volta si rende protagonista. Per poco decapitava Cox. Cox, guarda che va subito a vendicarsi, infatti. Non l'ha presa per niente bene, guarda. Veramente poteva restarci male. Poteva rimanere offeso. Avrebbe potuto seriamente finire la carriera di Furious Cox, una cosa del genere. Tanto bellissima close line. Tanto fuori del ring è rimasto soltanto Brad. Uscita anche Cold Thunder. Suicide Dive di Tiger Man, spettacolare. Guarda Cox che fa. Chiama Standing Ovation Kick. Standing Ovation Kick. Assegno su Oste. Benvenuto Max Oste. L'ho accolto praticamente a casa sua. Kick D. Che mossa è questa? È una mossa completamente nuova. Questa sera si è inventata sul momento, non sapendo cosa fare. Madonna, che combinazione tra di Brad e Tigerman. Attenzione Brad. Cut kick seguito da un bulldog di Brad, che poi mette anche a terra Tigerman, l'atleta mascherato. Prova a prendere con Cox. Ora close line, Cox a terra, centro del ring, rotola via. Ancora Big T. Oh. Ah. La finta di neck breaker per poi colpire con un back elbow, cioè un bel elbow sul back. Un elbow nel neck. Nel neck praticamente. Intanto io non so neanche chaos, più come chiamare questa mossa. È caos, infatti. Anche dropkick volanti, schiaffi, questa neck breaker in salto. Sì. Ancora. Proiettili umani. Super kick. Che cosa sta succedendo? Se voleva colpire Trelle, ha colpito Tigerman. Ancora lo colpisce di nuovo. Springbolt rolling leg drop. La colpisce anche Oster. Puliscox contro Tigerman ora. Coltane interrompe. Ora di nuovo sul ring con la scala in mano. Nel caso generale potrebbe approfittarsene. Guardalo. Che fetente. Ci prova. Guardalo che fetente. No, Tigerman. Victim. Oddio. Spear. Caos generale. Tutti a terra. Nichols è il primo a rialzarsi. Che macello. Ancora tre, che fa? Poteva vincere. Dove vai? Perché? Furious Cox, l'unico che si è salvato dal macello generale. Guarda che verrà ancora in piedi nonostante tutto. Anche Brad si è rialzato. Ho visto un super kick. Powerbomb. È passata un'ora e mezza di show, abbiamo perso la voce. Occhio a Cold Thunder, è solo lui! Adesso la scala! Dio! Però è saltato Cold Thunder, come caspita ha fatto! Si è preso un pugno in faccia! Tiger Suplex a segno, i Tigerman sono tutti a terra! No, perché? Perso tempo, Tigerman! Attenzione a Austin! Occhio! Hangman e Neckbreaker, Cruz Cox! Niente. Oster cappotto con la scala, Thunder che gliela ruba, colpisce Brad. C'è ancora Furious Cox in mezzo al ring. Non si capisce più niente. Guarda Gold. Occhio a Ghost. Che puzza. Gli
Istantaneamente abbiamo visto Big T che si è lanciato con tutto il peso del suo corpo a distruggere la scala insieme a Contender. Ancora Luta Express sulla scala diretta di Nicole su Brad Austin, su Brad, Brad Austin, figurati. Ela. Non sto più capendo niente, sto veramente uscendo matto da questo. Austin con la scala in mano, aspetta l'occasione per colpire, sta rientrando Cox. Ecco qua. Colpisce, springboard dropkick dalla terza corda, anche Thunder a terra, senza un motivo apparente. Guarda. Big T ancora. Aiuto. È arduo compito per noi commentatori, è arduo compito. Cox, no, non l'ha preso. Thunder salta a vuoto. E l'è saltato per sopra direttamente. Oh, ok, Nichols da nulla su Tiger Man. Intanto la rolling cutter da parte di Big T. E una spear da parte di Gold Thunder. Big T, niente, contro Brad. Continua a andarsene di santa stragione. Scambiano le scalate, Cox da nulla all'improvviso. È rimasto solo Big T, è rimasto solo Big T. Oh, si sta già rialzando Cox. No, riesce a prendere Big T alle spalle. Anche Big T inizia ad esserci più con la testa, troppi voli. L'unico forse sta ragionando è proprio Cox, che lo solleva, prova a rialzarla, non ci riesce. La superiorità fisica da parte di Big T. Madonna, si becca un super kick in faccia, un dropkick in faccia da parte di Tiger Man. Attenzione a Brad, ha rovinato la faccia. La sintesi di questo match: Brad che mette la scala e immediatamente viene buttata giù da due uomini che si stanno massacrando. Attenzione ancora. Se ne scende Thunder senza un motivo apparente. Perché? Perché si è sceso. Secondo me ha paura che passero giù. L'unico che ha un po' di buon senso manda giù Brad. Gold Thunder contro Big T sulla scala. No! Oh, la evita! Oh, la evita! Che Tigerman! No, c'è Tigerman! Ma Gold Thunder resiste! Come non detto, pure scosso! Non giù, oddio! Ha fatto una spear contro la scala! Sì, dovrà colpire gli altri, ma buttare giù la scala! Il resto non importa! Che match, che match! Butterfly Driver da parte di Max Austin diretto sulla scala. Su Tiger Man, ci riprova ancora, la mettiamo di nuovo a segno. La terza corda, Big T, Frog Splash a vuoto. Bene, due back suplex di Brad, aiutatemi. Non ce la faccio più. Poi Zorana su Brad, non ho più voce, Sister takedown di Furious Cox. Evento di beneficenza, ma per le nostre tonsille, per favore. Un altro Poison Rana su Brad. Tanto ci prova tanto. Ancora. Niente, nessuno può salire. Ci prova Tiger Man. Ci prova Tiger. No, non riesce a buttarla giù. Non riesce a buttare giù la scala. Ancora Trell con un'altra spia, si sta massacrando. Ci riprova. Mamma che salto. Viene spinto Brad. Ancora buttato giù Austin. Big T sono sul ring in piedi. Tiger Man butta giù l'avversario. Attenzione. Niente a fare, ma mi sa che tra poco qualcuno la stacca. L'ha presa, è finita. Ma come ha fatto nonostante i colpi che le arrivavano? Infatti se è andato in corso, a un certo punto ci ha rinunciato, sta salendo la scala visto che l'aveva già presa. Madonna, che match. E non è ancora finita, un altro match. È finita.
abbiamo la Circus Party contro l'European Champion Bogdan e niente. Il Cruiserweight Champion, Light Heavyweight Champion, attenzione. Nenno che detiene il titolo da sempre praticamente. Non è più un titolo, oramai è diventato un ornamento. Sì. Non esiste il titolo Cruiserweight. Ha messo in palio una volta a WrestleMania, ma tanto per. Vabbè, l'unica volta che non l'ha messa in palio è stato l'ultimo pay per view, mi sa. Tutti gli altri pay per view ha sempre messo in palio il titolo. Sin da quando era in MVG. Ma è come il 365, Scalomania. No, no, non è così. Guarda, guarda. Come si fa valere anche contro la stazza di Trumpet. Che copia interessante però, eh. Bogdan e Nenno. La powerhouse, uno degli atleti più piccoli contro uno degli atleti più grossi, i Fury. Con uno degli atleti più grossi, con. È sbagliato. Oramai, dopo due ore di show, non ci sto capendo più niente. Ok, la Circus Party, super kick, seguita da una, diciamo, una release spinebuster di tutti i Trumpet. Ancora Psycho, che è quella? Psycho Cutter. Attacca ancora Fulmine. Ricordiamo che questo è un TLC match, non solo scale, non solo sedie, ma anche tavoli. No, ho sbagliato l'ordine. Non solo scale, non solo tavoli, ma anche sedie. Ancora, ma io non ce la faccio più. Io sto viaggiando con la fantasia oramai. Sì, ha la faccia veramente di beneficenza, ragazzi. Sembra stare a WrestleMania per la qualità dei match. WrestleMania è durata di meno. Sì, vabbè, diviso in due parti, dai. Diamo a Cesare perché di Cesare. Timmy Trappet riporta Bogdan Russo, il russo Bogdan dove al centro del ring. Dominio però ai Circus Party. Nenno l'alcolista insieme a Bogdan, probabilmente anche lui è alcolista perché insomma da quelle parti non sono famosi per non bere, diciamo. Io lo sto ancora cercando in giro per Los Santos. Un breve aggiornamento, signori. Piccolo aggiornamento riguardo la serie Alla ricerca di Nenno, prodotta dagli SWM Studios e la IVWE. La serie ha quasi finito la registrazione. sarà presto visibile sui nostri schermi. Posso fare nemmeno un po' di pubblicità, che c'è il delirio. Cioè, Nenno, che probabilmente è ancora in preda agli effetti dell'alcol. Ha calcolato male il suo lancio. Cosa succede? Cosa succede? Che cosa? Non si può commentare. Guarda, non resti in piedi. Ti posso capire. Nenno, ha fatto bere con sé anche il tavolo. Ha fatto bere anche il tavolo. Dove c'è Nenno si ubriaca anche il match in sé. No, he reverses it. Il tavolo al centro del ring. Snake Eyes contro l'angolo, il tavolo si spacca senza un motivo apparente. Questa è colpa dell'alito di Nenno, colpa dell'alito alcolico. È una ruttata. Ah, che mal di testa. Beh, tra il mirto di Nenno e la vodka di Bogdan, questo è altro, può succedere. Occhio, guarda Trumpet, che potenza. Madonna. Guardalo. È il Red Crush. Dimmi Trumpet, ancora vertical suplex su Nenno. Ora splendido schoolboy di Bogdan, ma non c'è lo schieramento. Ah, reagisce Trumpet. Manda l'angolo Bogdan, attacca Nenno. Nenno powerbomb. Aia, su un pezzo del tavolo.
Blue Jester Bomb. Intanto Thunder che risolleva Nenno. Nenno in preda dell'avversario molto più grosso di lui. Non sta bevendo più Mirt ultimamente Nenno, perché non mi caccia quelle magie che siamo abituati a vedere a Fury. Ah, secondo me lo sta comunque bevendo, solo che guarda gli avversari che ha con sé. Comunque, intanto... non spicca per niente. Manda a fanculo Timmy Trump da fuori dal ring, torna su e continua a prendere le botte. Sul tavolo ubriaco, tra l'altro. Uno. Yeah. Reagisce, finalmente reazione su Thunder. Grande Nenno, vai Nenno! Vai Nenno! Si incastra nelle corde. Ma riesce comunque a mettersi in una Charlotte Smith. Però si ubriaca l'intero match quando c'è Nenno. Madonna, che Zeguri kick su gesto. Pensava di averlo bloccato, non è stato così. Guarda che si gasa. Deadlift powerbomb. Segno da parte di Bogdan. Impazzisce. Risulta. Manca tantissimo Timmy Trumpet. Occhio, Godbust su Nenno, mentre Bogdan è alle prese col compagno. Si lancia tra... ha colpito Jester! Errore, può costarlo. Che big boot, intanto. Piazza il suo 52 in faccia a Jester. È più grande del mio, che cos'è? Dai, guarda la stanza. Il piede, ragazzi, stiamo parlando dove è il piede. Ricordiamo, è uno show per famiglie e evento di beneficenza. Forse 52 è un'altra cosa, ci sarebbe un bel problema qui. Vabbè, scusa, io 47 ne vado fiero, ok? Continuano ad attaccarsi intanto due. La camera non ci fa vedere cosa succede, non solo Nenno che sta tipo vomitando, appoggiato una panchina. Io sembra un regista incapace. Jester va ad attaccarlo. Aia. Vedo Bogdan in grosso difficoltà contro Trumpet. E Nenno arriva, lo manca. Arrivo. Allora, resta lì a guardare Jester, non sa neanche lui che fare. Ma non si può. Ancora Nenno, che colore sul ring. Trumpet che prende la scala. La sega, stavo dicendo. E no, ma affanculo, non so per Zingli, fa il dito medio. Non andare, guarda. Oddio, sulle scale, è caduto sulle scale. Ancora Bogdan. Cerca di farsi conoscere. Nuovo campione europeo. È letteralmente massacrato. Ma che Nenno? Nenno sta facendo anche Rob Tactor. C'è stato lo stacco pubblicitario, ricordiamo. Siamo tornati, c'è una scala sul ring. Nenno e Bogdan che sono ancora padroni dell'incontro, sembra. Se non ripresi molto bene dal brutto inizio. Attenzione, sale sulle corde! Oddio! Il trip alcolico! Lì c'è Jester, piangi! Madonna! Vado a prendere la scala! Bogdan prende in carico Jester, ma... che potenza! Nenno! Ok, Nenno! E si è rialzato, vuoi aiuto a posto lo ributta in terra, calcione. Forza Trump, nonostante tutto, come reagisce. Mandasse il Jester intanto. Occhio, arriva belli Zupek contro l'Apron. Oddio, che cosa sta succedendo anche qua. Però guarda, si sposano bene alla fine Nenno con Bogdan,
la mirte botta. Uno ha la potenza, la tecnica, la precisione nelle mosse, l'altro non sa neanche lui cosa stia facendo, però in qualche modo funziona. Cioè, lui non sa cosa fa, ma lo fa. Esatto, in qualche modo lo fa. Guarda che si lancia sul ring, a vuoto di nuovo. Dunbed lo prende, lancia giù, ma crea la distrazione per Bogdan per andare a colpirlo. Side big boot ancora da parte di Bogdan. Nenno continua ad insultare proprio Trumpet. Non è il classico ragazzino, no, che le prende ma continua comunque poi a prenderti per il culo anche dopo che lo picchi. Non mi hai fatto niente, non mi hai fatto niente. Intanto torniamo sul ring in controllo. Attenzione, potrebbe essere finita addirittura. Incontro il Circus Party, just in ordine di team, 1, 2 e 3, no. Non c'è ancora niente. Un Bogdan che dà uno schiaffo a Nenno per farlo riprendere forse. E non c'è riuscito, è andato. Ok, a Trumpet! Poi è finita. Ora. E il pubblico sembrerà anche essere divertito, nonostante tutto. L'avresti mai detto? Beh, guarda un po' che match stanno facendo questi due. No, non capisce neanche più dove sta messo. Attenzione, poi hanno speso. Nenno si mette in mezzo. Attenzione. Ha preso tutte e due. Se ne non stanno per niente avendo vita facile. Bogdan è riuscito a riprendersi subito. Nenno in qualche modo ha parato il colpo per Bogdan, se non dico il suo corpo. Attenzione, ancora intanto vediamo che si cross party, sono sul ring. Signore, dammi la forza per andare avanti. Bogdan si aspettano per che Nenno si riprende. Nenno se lo ricorda dopo. Aia, che da fare? Occhio, c'è un tavolo in fiamme. L'ha messo Nenno, entra fuori sicuramente. Ecco perché è arrivato in metà. Non la vedo bene. Aspetta, aspetta che scendo. Ancora Spinebuster. Attaccano entrambi i russi in questo momento, sembra. No, è morto praticamente. And now harsh impact. Incredible. È rotolato fuori. La testata di Trump. Chester che esulta. La testata del capitano. Il Balkan è KO completamente. Allora, i due lo aspettano come delle iene. Attenzione però perché torna Nenno. Lo butta in terra. Bravo, rapido a terra. Ancora, ancora, reagisce su tutto. No, viene lanciato su Bogdan. E poi, vabbè, Nenno. Qua si è fatto più male forse Nenno di Bogdan. Mi sta. Guarda, povera, si rialza ancora. No, non ce n'è ancora. Ancora a Nenno di cosa ha fatto? Mauro, conterebbe di Mirto. È riuscito ad intercettare Jester. I can't believe this one's still going on, especially after the beating that's been delivered. Non so, tirata tattica forse? Nenno non so più se è mal di testa per colpa dell'alcol. Cosa gli provoca il mal di testa? Cioè si è buttato contro Trumpet nel tentativo di la speranza di fare qualcosa. Si è trovato contro, ho detto cazzo.
Ma come? Ma chi sta dicendo di andare? Bog anche stare sulla scala, ne impazzisce solo all'idea. Oddio. L'ha preso! Elbow drop! Flying elbow smash di Bogdan! È come se ti cadesse addosso una mucca praticamente. Ma Jester reagisce ancora qui. Da colpo della scala, la parte di Nenno. Una scalata dritta sui denti. Cioè ora sta, forse torna a Trumpet. Che riflessi. Che riflessi che ha. Ancora attestata. Il capitano. Il capitano della madre russa. C'è stato a colpirlo. Sunset flip. Ce l'è finita. Guarda sti rialzo, come se non fosse successo nulla. Suplex sulla scala. Suplex sulla scala. E Nenno sente tanto di quel dolore. Ma la beneficenza di tutto questo per chi? Per i lottatori che se ne escono con le schiene rotte? Probabilmente sì a questo punto. Ancora Jester. Per le nostre tonsille. Per le nostre corde vocali che si sono scordate completamente. So più veramente. Non so che fare, sono disperato. Cioè non ho più voce, non ho più corde vocali. E questi due continuano a menarsi. No, stavo facendo la pennichella. Intanto vabbè, lancia Bogdan. Justin interrompe tutto, bravo. E Nenno si risale al momento giusto. Atomic drop. Lo prende in consegna Bogdan. Oddio, Chester ribalta. E Nenno balla, fermati. Cosa balli? Un'altra stunner da parte di Chester. Prova a sollevarlo. Allora, di nuovo come delle iene, lo circondano. Però non ci sta, guarda come si ribella ancora. Gomitate. No! Non ho detto che stai già rialzato, è tornato ad aiutare Bogdan. È cansato a merda Nenno in questo momento. E va ad attaccare anche Jester. Che un calcio l'ha spiegato. Prova, non lo so, prova forse a... Boh, guarda... Sì, vabbè, sarà morto probabilmente. È rimasto solo Bogdan contro Trumpet. Oh, qualsiasi cosa abbia fatto Nenno ha funzionato. Si è risvegliato Bogdan. Nenno ha capito che a Bogdan lo innervosisce il balletto. Quindi lo fa, capito, per farlo arrabbiare sempre di più. In questo, attenzione, per non trovi sul paletto. Nenno salta. Prima Nenno. E poi Bogdan, ma ha colpito, non ho capito che è successo, non sto capendo più niente. Bogdan ha preso Nenno. Jester stava colpendo Bogdan e Nenno è riuscito a colpire Jester con un colpo di reni da terra. E ora ovviamente Nenno le prende da tutte e due. Ma va bene così, ci ha abituato. Guarda come esce da questa body slam. Ah, Dottor T. Guarda, dai, è finita. Bogdan è fuori, due sono sul ring. Prova a spiegare Nenno così. Guardate che Nenno sta talmente male che neanche riesce ad alzarsi più. Poi da rientra.
grandi. Ma no, ma ha colpito lui. Non sto capendo niente, manco lui. C'è il caos più totale. Sono solo in 4, ma c'è comunque il caos più totale. Hanno fatto meno caos sui 6 del ladder match di prima. Attenzione. Ora proprio in completo controllo sui push party. Lennox si rialza. Riesce a colpire Jest. Dottor Tiff da parte di Nenno questa volta. Trumpet, mamma mia, bella combinazione. Insomma, bella bella non direi. Beh, ha funzionato. Ho detto lui. Oddio, triple comrade, triple comrade, triple comrade. E Nenno festeggia. Chiudila, chiudila. No, no! Guarda, guarda che si casa, just step da sul ring. L'ho preso di nuovo in carico anello. Poi adesso cercano qualcosa, una sedia. Nello chiama il pubblico. Lo prende! È cover experience! Uno! Due! Sì! Finisce! Il caos più totale, ma alla fine il match finisce con la vittoria di Nenno e di Pogda. E non è finita. Finalmente siamo al main event. Finalmente siamo al main event, ragazzi. Le regole iniziano. Le regole inizieranno Morris contro King Tommy. A 28 minuti dal termine entrerà Prisoner. Poi a distanza di 2 minuti entreranno gli altri lottatori. Sarà un altro macello. Iniziamo prima con la calma per poi progredire verso il caos e il delirio più totale. Ancora il campione DMG che ha provato a attaccare Morris di grande esperienza. Riesce a cavarsela. Ora due che si sono fatti peccati da sempre. Finalmente si ritrovano faccia a faccia la Ben Joy. Morris, l'ex World Heavyweight Champion di Rage contro King Tommy, l'attuale NPC Champion. Tommy deve giocare col tempo, col timer. Sa che tra poco riuscirà ad avere uno dei suoi fedeli vassalli al suo fianco. Totto. Ancora si è passato il timer. Attenzione, potrebbe arrivare Prisoner. Ed arriva, infatti. Colpisce per sbaglio, però. Bravo Morris a cavarsela. Ancora tanto Morris, ancora padrone dell'azione. Oh, ma se la sta cavando pure contro i due. Capisco di Morris. Corey, earlier you talked about what needs to happen when members of a six-man team have differences or had differences in the past. Tommy subito ne approfitta. L'ex World Champion. Schiaffone lo manda direttamente a terra. Prisoner di nuovo sorpreso. I barboni della federazione. Oddio, bella mossa. Prima ha lanciato Morris contro il re. Spero contrattacca bene, ribalta la situazione, attacca. Tanto, eccolo là, Mike Mutombo Johnson. Ho la vedo brutta per Prisoner però, Taglia gole di Morris su Prisoner, Mutombo che guarda. La Gis, no, niente, subito. Attenzione, a provare c'è di nuovo.
Però comunque Morris, dicevo, tanto. Se la sta cavando ancora abbastanza bene. Morris sta riuscendo ad attaccare il re. Non è forse ancora abituato ad avere a che fare, diciamo, con dei lottatori con più esperienza di lui. Lui che fa dell'esperienza il suo cavallo di battaglia in VG. Però intanto Prisoner continua a darsi da fare. Morris lo riprende, Gorilla Press Slam. E ancora Mutombo e Morris che ancora non si sono toccati. Anzi, lavorano anche di coppia. King in netta difficoltà. Anche Prisoner, non riescono più ad uscire. Regno, hanno bisogno di Barry. Scusa, di Benny. Però sta arrivando. Almeno credo. Ah, no, dovrebbe arrivare a... Sì, dovrebbe arrivare a 26, no, Benny? 28... Ah, no, a 24 arriva Benny, tra un minuto. No, a 24. Come dicevo io, come conti? Dai, siamo all'ultimo incontro. Sì, no, ne vanno a fare la mossa di coppia. Perché ho intanto entrato. Oh, doppia cutter ed è arrivato. Finalmente la cavalleria. Manca dunque una sola persona, la chiamata, ovvero Sawyer, compagno di coppia di Nenno. Appunto perciò non l'abbiamo visto, perché prepararsi a questo War Games. Chissà come si è preparato. Ancora più strutturale. That'll make you reassess some things. Diciamo che il regno sta avendo la meglio. Fanno valere finalmente i numeri. Harsh impact. Oh boy, he is rolling. Nobody controls the pace of a match quite like this guy. Oh, gli ha fatto rompere il tavolo così. Il Perfetto, Olympic Slam, Morris KO. Il King che lascia il suo marchio su Morris. Su quel vecchio di merda, come dice lui. Morris prova a riprendere. Intanto è entrato Sawyer. Come è vestito Sawyer? È entrato. Guardalo, guardalo. Sicuramente è entrato lui a 24. Ha visto che Benny ha tagliato il tempo d'attesa e quindi ha voluto fare lo stesso. Ora lavorano in coppia contro Benny. Arriva anche Morris sul ring. Ma io avrei fatti notare l'abbigliamento di Sawyer. Infatti, sono rimasto ammaliato da questo colore nero invece del bianco accecante. Secondo me questo l'hanno trovato per strada. Secondo me l'hanno trovato per strada, per pure vestito così. Non sono i resti di ciò che hanno trovato nel furgone, vero? Potrebbe essere anche quello. Se ne intanto Prisoner su Morris. Una spia a sfondare la barricata. E anche Morris. Dai, ganci della ringhiera. Ora torna sul ring a distruggere Sawyer. Ora il regno in completo dominio sugli avversari. Occhio a Sawyer. Dai Sawyer, dai Sawyer. Tra i tanti Sawyer è quello che di coppia lavora meglio. Pure con più esperienza. Comunque dimentichiamoci che Morris in passato è stato campione di coppia con Adrian Tanti. P.O.P. una delle coppie proprio più iconiche. Ora alleanza che è finita proprio quando io arrivai. Hai visto, ha portato sfiga. Non ho detto niente, forse. Shinbreaker da parte di Benny Green. Il regno in dominio
dell'avversario. Sbaglia colpo, sbaglia infatti dicevo, ma colpo il King. Mi sa che il King non la prenderà bene questa. Questa prova non la prenderà bene. Kill the King, kill the King. Ci siamo vicini, in questo momento sono di nuovo inquittato alle controlle. 3 Green è fuori. Prisoner è in terra, è mezzo morto. Occhio a King che riuscì a mettere a terra Mutombo. Una ginocchiata. Perché hai preso l'arbitro tu? Ai ai ai, c'ho gli occhi che bruciano di una cosa assurda. Non ho veramente più voce. Ma è un evento incredibile, ma non riesco proprio più a, parlare. Ancora lo butta in terra in una faceland alle corde di Prisoner. E questa, signori, è la qualità del commentatore di takedown. Uno, due, no! E per poco il regno non se la portava a casa. Ancora 20 minuti di tempo limite intanto. Uno, due, ha provato il roll up, il crucifix spin. E niente da fare. Il regno sta dominando questa fase. Sempre perché Morris si rialza. Si carica. Stazione essere 3 contro 3. Prisoner butta giù Mike Jones. Stato bene immediato Sawyer. Il regno, separato fa cilecca, mentre quanto è unito e compatto fa distruzione. Crea distruzione. Quando c'è stato il King ha provato a schienare Morris, non è andata. E non è riuscito a finire. Anche Benny Green ha provato a chiudere su Sawyer, è stato salvato da Mutombo. Occhio, small package the King. Entra a fare King, sembra che non abbia più, sta provando in tutti i modi di chiuderla. Comunque ha iniziato lui questo incontro. Sarà stanco e provato insieme a Morris, che comunque anche lui iniziato l'incontro dall'inizio. Infatti non ci capisce più niente. E mancano 19 minuti a partire da adesso. Alla fine dello show. Quindi potremmo anche vedere un match che finisce in pareggio. The power pop su King. Non so che è tornato sul ring. Stende Benny Green. Carne da mascello, Sawyer che torna e conquista il ring. Restano Prisoner e Benny Green in balia di Mutombo. Tanto cannonball di King. Hai visto come si è preparato Sawyer? Da questo dovresti capirlo. Sì, a fare un dropkick all'arbitro per mandarlo sulla seconda corda. Che cosa? Ti fa capire con quale sostanza si sia preparato. Con quale bevanda. Diciamo? Non lo so se lo vuoi dire. Ma mi sa. Che il mirto che si doveva prendere Nenno per il match precedente se l'è presa tutta Sawyer. Vabbè, comunque l'ha vinto il match precedente, quindi niente da ridire. Vedendo come volava, ha preso anche un po' troppo. Tanto Prisoner riesce a liberarsi da una doppia azione di Mutombo e Morris con una DDT doppia. Il ring è sgombro, ritorna il King ad appoggiarsi sugli allori, adagiarsi. Tanto torna Mike Johnson che fa ad attaccare Prisoner. Bello scontro dei due, ovviamente sono le due powerhouse di questi gruppi. Ancora voleva far prendere il King. Tutti dei powerhouse al di fuori di Benny Green e Sawyer, che vanno più sulla velocità. Morris e King li vedo comunque come dei lottatori che fanno delle esperienze del cavolo di battaglia, piuttosto che dalla forza bruta.
Sì, ma Morris va molto di forza bruta. Tanto corkscrew ass kick di Sawyer su Benny Green, riesce ad evitare un'offensiva anche di Prisoner. Infatti Morris è diventato una furia. I tre compagni dominano contro il regno. Finalmente il regno riceve quello che si merita. Guarda, rinleva bloccata, ma superiorità numerica su King ai suoi effetti. Guarda quella di Tony Magic Johnson killer tombo. Qui occhio, trip to hell, trip to hell, trip to hell. Uno, due e tre. E la chiude, e la chiude. Il Team Morris vince con la trip to hell di Morris sul King. Signori, grazie per essere stati in nostra compagnia da parte di Alamec, Simone Fonnesu. Buonanotte a tutti. Buonanotte, grazie a tutti.